Blogosfera Style & Fashion è in compagnia di Clizia Incorvaia che insieme a Lola Pons oggi lanciano ufficialmente Girl Speak. Ciao Clizia, benvenuta su Blogosfera. Ciao a tutti. Clizia, ci racconti com'è nata l'idea di realizzare il brand di moda Girl Speak e com'è nato l'incontro con Lola? Beh, allora, innanzitutto l'incontro con Lola è nato a Roma anni fa, grazie ai nostri ex, hanno fatto una cosa bellissima e lì è scattata questa affinità lettiva. E dato che abbiamo diverse passioni in comune, fra cui appunto la moda e il glamour, ci siamo dette perché non fare una creatura nostra, non dar vita a un progetto pink, quindi due imprenditrici e artiste donne. Proviamoci. L'ho chiamata, Lola, allora ci stai? E lei, perché no, mio amore? Ok, io ci sto, lei poi è una passionale. Come ci siamo trovate tanto, io sono siciliana, argentina, è un bel legame. E così abbiamo pensato questo Girl Speak, le ragazze che parlano, le ragazze che dettano legge, che dettano moda. Senti, è molto interessante il concetto di uomo che avete sviluppato, un metrosexual però un po' al contrario. Beh sì, in realtà secondo me è un po' lo yuppie degli anni Ottanta, è quell'uomo che è un po' curato, il metrosexual, no? E noi l'abbiamo reso un po' più ironico e più estremo mettendogli questo tacco fucsia, perché per noi l'uomo metrosexual, che è l'uomo girl speak del 2011, deve essere un uomo che non ha peli sulla lingua, che ama stupire la sua compagna, che ha libertà sessuale, libertà di pensiero, che è un viaggiatore e che sa giocare con la moda come noi donne abbiamo fatto e facciamo da sempre, quindi magari attingendo anche da quello che è l'universo, quello che è il guardaroba, voglio dire, femminile. Senti, voi avete lanciato Girl Speak oggi ufficialmente, siete già presenti anche sul web, col canale di YouTube, col sito internet, come intendete sviluppare quella che è la campagna di comunicazione del brand online? Allora, innanzitutto fra pochissimo giugno avremo gli shop l'e-commerce sul nostro sito e poi da domani sarà attivo un blog in cui le donne possono dire tutto ciò che credono, donne, uomini, quello che secondo loro le girl speak devono gridare al mondo, che può essere un messaggio di stile, un messaggio di diretto, non lo so, alla politica, qualsiasi cosa, e poi noi da lì prendiamo ispirazione per creare qualcosa. Senti, qual è il capo d'abbigliamento che non manca nel tuo armadio, cioè che è immancabile? Beh, sicuramente qualcosa di pink, sono una pink girl spudorata, mi dispiace, ma no, sì, perché è il colore che mi fa stare meglio in assoluto, è il colore che mi dà grinta, energia, femminilità, positività quando mi manca in quei giorni bui che ci sono, in quei giorni meno così. E poi sicuramente un abito anni 60, molto lento, leggiadro, comodo, un po' la BB, che è la mia icona di stile, e sicuramente una giacca nera da uomo, che quest'anno va tantissimo, preferibilmente un frac. Clizia, grazie e a presto. Grazie a voi. Baci spaziali. Ciao.